Appresa dai telegiornali la notizia dell'imminente chiusura dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, subito è scoppiata la protesta dei lavoratori. Dopo aver occupato la sede del comune ieri sera, gli operai del cantiere insieme ad altri lavoratori dell'azienda dell'indotto questa mattina hanno presidiato con un blocco stradale il bivio di Pozzano sulla statale Sorrentina in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti il personale dell'ANAS e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e fornire ai tanti automobilisti rimasti in fila le indicazioni dei percorsi alternativi. Diversi anche i pullman, i turisti in coda, isolati i comuni della costiera. La protesta è scattata in seguito alla decisione della Fincantieri di chiudere i cantieri stabiesi, oltre a quello ligure di Riva Trigosa, tagliando 639 posti di lavoro in Campania, 2551 gli esuberi. Quasi manda a mare un sogno che ormai sta svanendo per delle persone incapaci che non sanno dare una svolta per il cantiere di Castellammare. Vorrei aggiungere piena solidarietà al cantiere di Riva Trigosa. E chiediamo la solidarietà di tutti i cantieri italiani per darci una mano, perché non può finire così. C'è una storia che dura da secoli e secoli, un cantiere storico come Castellammare, che è il primo al mondo per la costruzione di navi, e non ci dimentichiamo che è uscita la famosa Amerigo Vespucci, cioè altre navi di un certo livello. Durante l'occupazione comune abbiamo avuto un incontro con il sindaco e il sindaco ha ribadito l'impegno per questa mattina a Napoli con Caldoro, dove si impegnava ad avere una riunione ad Horas alla presidenza del Consiglio con Tremonti, Berlusconi e Ministro Romani. Noi questo vogliamo, la mobilitazione della politica per lo Stato qui a Castellammare. La cosa che a noi ci spaventa non è in sé per sé soltanto la chiusura di un sito storico che è aperto, che fa navi da 223 anni, è l'equilibrio sociale che si sta rompendo. Il cantiere di Castellammare è uno dei più attivi rispetto ad altri cantieri, non è in passivo, quindi vorrei capire la ragione perché di questa chiusura. E poi un'altra cosa, 2 anni fa, sulle tredicesime, il cantiere di Castellammare ha preso più punti rispetto ad altri stabilimenti. La ragione qual è? Il cantiere di Castellammare è inattivo.